Ciao a tutti ragazzi, oggi vi racconto una cosa, vi spiego quali sono i rami produttivi e le gemme produttive del melo. Allora, è molto semplice. Allora, innanzitutto partiamo da un presupposto. Va potato da dicembre, gennaio e anche febbraio, cioè quando praticamente c'è freddo. I rami produttivi del melo e anche del pero, allora queste qui sono delle gemme produttive, come vedete sono circa di un centimetro, due, si chiamano lamburde, però poi dopo piano piano le conoscete le vostre piante, io l'ho saputo anch'io da una decina d'anni che si chiamano lamburde, e queste qui sono tutte gemme produttive. Poi c'è il brindillo, che è questo pezzetto di ramo che è un pochettino più lungo qua in cima, uguale a una gemma mista che fa sia il fiore che il legno. Ecco, questi qua sono principalmente le due gemme che fanno le mele, per cui dovete valutare quando avete dei rami, per dire, così lunghi, pieni di queste gemme qui, valutare di anche spuntarli, anche se è sbagliato, però un po' spuntarli, e magari vi tenete il prossimo anno questo qua facendo un taglio di ritorno qua, perché se noi lo carichiamo troppo rischiamo che si possa spezzare qui, o addirittura qui, magari no, però qui o qui si potrebbe spezzare dato il peso delle mele. Inoltre farebbe talmente tante mele che non si sa se riesce a portarle tutte a maturazione, per cui poi dopo andrebbero a cadere e poi sarebbero delle mele magari di una pezzatura un pochettino più piccola, per cui vi consiglio, io faccio così, di spuntare appena. Ecco qua, spuntiamo appena, togliamo un po' di produzione, anzi ne abbiamo già lasciata anche troppa, per cui possiamo ritogliere altre mele. Ecco qua, facciamo così e ne abbiamo, ora vi faccio vedere, ne abbiamo sempre diverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gemme, per cui possiamo ricavarci diverse mele. Qui potrebbero esserci anche una ventina di mele, 20-30 mele, dipende, per cui capite bene che il peso è bello bello. Ok, per cui con questo discorso qua potete ragionare anche voi e valutare quante mele volete tenere sul vostro albero. Ok, spero vi sia piaciuto questo video, è stato un video corto così, e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.